In tedesco la cataratta si chiama stella grigia. Il cristallino dell'occhio, progettato per focalizzare la luce, diventa opaco con l'età e diventa grigio. In alcuni pazienti questi cambiamenti iniziano già intorno ai 50 anni, in modo molto graduale e assolutamente indolore. L'opacizzazione del cristallino rende la luce che cade sulla retina più dispersa. Una persona vede sfocata, distingue sempre meno i colori. La visione spaziale cambia e compaiono cerchi attorno alle fonti di luce. La cataratta è associata al naturale invecchiamento umano, ma anche i seguenti fattori possono svolgere un ruolo importante. Raggi ultravioletti, luce solare in eccesso, nonché radiazioni infrarosse, calore in eccesso, troppo poca attività fisica, fumare, diabete, carenze nutrizionali, lesioni agli occhi. Effetti collaterali dell'assunzione di alcuni farmaci: anche i bambini possono avere la cataratta. La rosolia contratta dalla madre durante la gravidanza può causare la cataratta nel feto. Inoltre, le malattie nelle donne in gravidanza come la parotite virale, parotite, l'epatite o la toxoplasmosi sono fattori di rischio per la cataratta nel feto. Quando il cristallino diventa opaco, né gli occhiali né le operazioni di correzione della visione laser aiutano. C'è solo un modo: l'intervento chirurgico. Consiste nel rimuovere il cristallino opacizzato dalla sua capsula attraverso una piccola incisione nella cornea, quindi inserire una lente artificiale, nella capsula. L'operazione dura circa 10-20 minuti. La guarigione di una piccola incisione sulla cornea richiede diverse settimane. Il paziente di solito sente da solo il momento dell'intervento chirurgico. Quando la qualità della sua vita sta già soffrendo troppo, gli oftalmologi consigliano di non ritardare a lungo l'intervento di cataratta. Poiché l'opacizzazione del cristallino non solo limita la vista, ma rappresenta un pericolo per il paziente e gli altri durante la guida di un'auto o in molte situazioni quotidiane. Le cadute e gli incidenti si verificano più rapidamente se una persona non riesce a orientarsi chiaramente nell'ambiente circostante. La scelta di una lente artificiale è una decisione seria. Esistono molti produttori di lenti. Ogni modello ha le sue caratteristiche e il suo scopo. È interessante notare che quando si pianifica una sostituzione della lente, con la scelta giusta è possibile correggere anche altri errori visivi, ad esempio miopia, ipermetropia, correggere l'effetto della curvatura corneale, eccetera. A seconda se il paziente è già conosciuto in questo ospedale, quali disturbi ha e malattie precedenti, possono essere effettuati ulteriori esami. Innanzitutto, un'intervista sull'anamnesi, i reclami e le malattie concomitanti. Utilizzando un dispositivo speciale, viene misurato il potere di rifrazione dei mezzi trasparenti dell'occhio. Quindi, controllando a turno l'acuità visiva di ciascun occhio, a distanza e da vicino, prima senza lenti correttive e poi con esse. Se necessario, vengono effettuati ulteriori studi sulle funzioni visive. Se necessario, è possibile esaminare anche la motilità oculare e la reazione della pupilla alla luce. La pressione intraoculare, importante per rilevare il glaucoma, viene misurata utilizzando il flusso d'aria, senza contatto. L'oftalmologo esamina quindi l'occhio utilizzando una lampada a fessura. Attraverso una lampada a fessura, il medico esamina il segmento anteriore dell'occhio, comprese le palpebre, la congiuntiva, la cornea, la camera anteriore, l'iride e il cristallino. Se necessario, può anche misurare la pressione intraoculare utilizzando un metodo per contatto. Vengono quindi somministrati colliri per dilatare la pupilla. Ciò facilita notevolmente l'esame della parete posteriore dell'occhio e la valutazione delle condizioni del cristallino. Sono necessari circa 20 minuti affinché la pupilla si dilati sufficientemente. La parte inferiore dell'occhio viene esaminata utilizzando una lente di ingrandimento e una lampada che la illumina, oppure utilizzando un oftalmoscopio. Anche la parte posteriore dell'occhio viene esaminata con la lampada a fessura utilizzando una lente di ingrandimento aggiuntiva. Dopo questi esami ed eventualmente altri metodi diagnostici, viene condotto un colloquio sui risultati e viene prescritto un trattamento appropriato.